Se vinci, solo se vinciamo va su YouTube. Se perdiamo non va su YouTube. Ladies and gentlemen, salve a tutti, sono Jack Torrance e 6 circa giorni fa ho iniziato una challenge in Wild. Non è vero, ricapitoliamo. Salve a tutti, ladies and gentlemen, sono Jack Torrance e circa 6 giorni fa in server nordamericano abbiamo iniziato una challenge con questo deck, partendo da rank 25 con 0 carte sull'account, creando quindi quest'hunter poverissimo in quanto a costo di dust, costato in totale 2800 dust. Poi l'abbiamo potenziato con Mossy Horror ultimamente, abbiamo inserito questa tech card per il meta. Comunque un mazzo super mega economico e super mega funzionante, in quanto ci troviamo col circa il 70% di win rate in 6 giorni. E adesso ci troviamo ad affrontare il final boss. Allora, il Mulligan. Il Mulligan è importante andare a cercare sempre. Costo 1 Diremaul, quindi la talpa crudele, si chiama così se non erro in italiano, Crackling Razormaw, che buffa la talpa crudele e che può portare tantissimi danni nei primi turni. Altra carta importantissima, Spellstone, Smeraldo, che potenziandolo nei primi turni con i segreti ci permette di fare un quarto o un quinto turno fortissimo, evocando 3 o più lupi. E in questo caso Birshark è importantissimo perché giochiamo contro druido. La carta più forte di questo mazzo contro druido è Birshark, che non la può rimuovere in nessun modo. Beh, mi piacerebbe tanto smorcarti negli occhi. Molto romantica come frase, vero? Però credo sia leggerissimamente meglio Animal Companion, perché vogliamo avere un follow up a Birshark. Noi turno dopo probabilmente faremo moneta Birshark. E poi turno 3 cosa facciamo? Kill Command negli occhi? Sarebbe bello farlo, siamo molto tentati dal far. Però Animal Companion è un pelino più solida come cosa, no? Ok, moneta Birshark, tocca a lei. Il druido è un matchup che può essere difficile, e per questo ci riallacciamo al discorso iniziale. Per questo ho inserito una copia di Mossy Horror. Mossy Horror fortissima contro Spreading Plague, contro la piaga, una delle carte più forti mai stampate in questo gioco. Addirittura costava 5, ma non è, l'hanno nerfata. This is the final boss. E questa musica non è It's a final countdown, perché purtroppo dobbiamo rispettare il copyright. Tutto in bocca, circa. Explosive, Freezing Trap, tutto in testa e poi facciamo Spellstone. Non ce ne frega un Kaiser, quindi questo non è un control druid, è un token druid. È tutto rigorosamente in bocca. Lo portiamo a 20. Explosive sarà forte. Vediamo quanto è forte lui qui, quanti buff c'ha. Doppio Power of the Wild. Perza! Speriamo di no. Più uno d'attacco a questo 4 è bello, devo dire. Molto bello. Esbri, bra. E ti muore tutto. Ci piace. Riesci. Non attacca. No, allora sei stronzo. Complimenti. Non via, ma lo lascio. Tra l'altro abbiamo doppia Spellstone in mano. Forte, mi dicono. Forte, mi dicono, doppia Spellstone in mano. Da 4. Col 70% di win rate. Facciamo Legend. 100%. È fatta, ragazzi. 100%. Leggo la chat, scusate amici di YouTube che vi sembro schizofrenico. Leggo la chat e faccio l'idiota. Breathing Plug. Prego, non lo fare. Oh, non ce l'ha. Peggio. Quasi peggio. Qua abbiamo bisogno di Rexer. Attenzione, potrebbe anche giungere. Giungi. Giungi. Il Sior Rexer è giunto. Non faccio Hero Power, faccio prima Rexer. Voglio subito l'Hero Power qua. No, ancora non è RIP YouTube. Io confido che voi potrete vedere questo video. Ci confido, ci credo. Lui. Giusto perché potrei giocarlo ora a costo zero. Remugla e smorca negli occhi. Vai! Sì, forse potevamo tenere Mossy Horror comunque. Ci poteva stare, fare Spellstone e poi Mossy Horror. Però ne aveva già giocata una Spellstone. Non volevo giocare intorno alla seconda, volevo mettere pressione. Veleno! Idra! Rush! Rush di Ron Howard! Attenzione! My god! Lifesteal Rush! Succedono cose incredibili! Sembra un buon turno! Non male! Non male! Cerca Winfury, non c'era Winfury. Un ricco Naturalize, ci fa pescare due carte. Madonna, quanto è forte sta carta! Hydra, che tutti quanti diciamo che è scarsa questa carta! Mamma mia! Con la Zombist e il Death Knight è una roba fuori di testa, è fortissima davvero. Non hai mai staccato? No, non ho mai staccato. Se sei Lifesteal Rush. Potrei anche fare tutto qua. Oppure voglio sempre craftare le cose grosse. Mi piace craftare le cose grosse.
Vicious Fledgling, soggetto 9, fa schifo. Vicious Fledgling, Mukla di nuovo. Un altro Mukla. Però minchia, tutti sti buff che gli stiamo dando. Ma ragazzi, sono bellissimi, eh. Vicious, nel momento in cui tolgo il taunt, potrebbe fare cose incredibilmente wow. Il panterozzo, in stealth. Gross. Lo faccio. 6-6 Lifesteal Rush. È comunque forte. Speravo nel taunt, sinceramente. Il suino qui non serviva a niente. Non serviva quasi a un cazzo. Quante carte c'ha nel mazzo? 4. È in fatica prima di me. Swipe. Che bello. Lui ha già fatto doppio Whispering Woods, mono Spreading Plug, mono Giggling Inventor. Ancora c'ha qualche altra roba da giocare. Se ne va a ricchi poco. Poche vite. Dai che lo smorchiamo negli occhi. Ci piace. Semana 3-4. Lifesteal Rush The Trattle. Esbra e sbri. Ok. Questo coso ci protegge dalla sua aggressione mortale. E volevi qualcosa di immortale. No. No. Giggling Inventor. Ma che carta onesta. Ok, abbiamo perso. Vabbè dai, ma che è? Cioè ti pare normale? Ah, attenzione. Uccido svariate cose. Questo devo schiantarlo per forza. È un ottimo turno questo per noi. Ancora non abbiamo vinto. Però è forte come turno. È bello, no? Schiantarsi l'arma sul pezzo, prendersi 4 danni e curarsi, così da non sprecare completamente il lifesteal della zombist. Una partita incredibile. Sembra che il gioco lo sa che questo è il final boss. Cioè, come fai a saperlo? Come fai a sap gioco? Questa è l'anima di Ben Brod. 12 armor, che bello. Certo che non aveva veleno. Magari Dio avesse avuto veleno. E magari Dio. Grosso. L'annoio drone con la banana in mano. Potentissimo. Dammi qualcosa di figo, va. Cioè, questo è forte, no? Solo che lui non svilupperà più nulla. In realtà. Credo, almeno. Non dovrebbe avere molto altro. Però lo prendo lo stesso. È troppo forte per turno dopo. Poison Rush the Trap. Comunque è forte. Più o meno sì. So fare questo. La Spreading Plug. No, non gli voglio far fare Spreading Plug. Da 2. Spreading Plug da 2 rompe i coglioni. Tanto. Va bene, mono. Mono Houndmaster. C'ha ancora doppio Savage Horror in mano. In mano cosa c'ha? Doppio Savage Horror. Power of the Wild. Credo un altro Saronite. Spreading Plug. Nourish. Un'altra Infestation. Hero Power. Il gufetto dove lo metto? Mukla. Anche no. Prendo Corpse Widow. Piace alquanto. Beh, sembra grosso. Sembra abbastanza grosso. Ci piace. Voto 10. Ottomana 8-8 Stealth The Trattle. Grazie per essere passato. Ha una Spreading. Lo so che c'è una Spreading. Per questo non ho fatto doppio Houndmaster. Certo che è Lethal. Attenzione, abbiamo rischiato di non vincere. Ladies and gentlemen, Vinza! Te dico bella! Ciao YouTube! Ce l'abbiamo fatta! E vai! Stavamo per missare! Che bello! Niente, sapete perché stavamo per missare? Perché ero convinto che dovesse morire per uccidere tutto. Invece no. Semplicemente che gioco da 12 ore circa. Secretariat for the win! Come vi avevo promesso, in modici 6 giorni, con il vostro supporto, con il mio smork incontrollato, siamo riusciti a raggiungere il rank legend con questo Hunter super mega budget dal modico costo di 2800 dust soltanto in Nord America, partendo dal rank 25. Abbiamo fatto giusto i primi due rank con un altro deck, con che cosa? Con cacciatore per sbloccare Animal Companion, il maiale da tirare in faccia all'avversario, per sbloccare Kill Command. Sono carte che tu non puoi avere di default, le devi sbloccare portando l'Hunter a livello 20. Poi da circa rank 23 in su abbiamo utilizzato questo deck. Adesso vi leggo pure lo score complessivo, vi faccio vedere un po' le statistiche. Vi facciamo anche una cosa completa. 70% tondo di win rate. Come vi avevo detto, mi sarei molto arrabbiato se avessimo fatto meno del 70, tipo 69. È una cosa bella da fare soltanto in altri ambiti. 124-54 lo score complessivo, quindi con un totale di 178 game ce la siamo portati a casa. Guardate come corre Secretariat, guardate. Guarda come corre. Per chi non sapesse, Secretariat è stato uno dei cavalli più importanti della storia dei cavalli. Addirittura il secondo del mondo.
il migliore, il secondo migliore del mondo. E poi c'è lui, che è il secondo cavallo migliore. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Vi rimostro la lista e ve la recensisco al volo di nuovo. Vinza! Morale della favola, il pay to win. Non è vero. Tutti quelli che dicono pay to win, falso! È una scusa che racconti a te stesso perché probabilmente ancora non sei un giocatore ottimale, non hai ancora cappato la skill, ancora devi imparare tanto da questo gioco, se pensi che questo gioco è pay to win. Assolutamente no. Però ho appena dimostrato, quantomeno in questo meta, non è assolutamente pay to win. Sia questo deck, io preferisco perché mi diverte un sacco, che lo Zulok, che è un mazzo fortissimo, Tier 1 sicuramente, sono mazzi che costano veramente, ma veramente poco. Quindi doppio Dairmol, fortissima carta da cercare sempre al Mulligan in combo con Crackling Razormaw. Vari segreti utili a buffare Spellstone, che è un'altra carta che vogliamo assolutamente trovare nella starting end. Evoca X Luvi a seconda dei segreti che abbiamo giocato. Vabbè, Animal Companion, Beershark, una carta da kippare solo contro Druido. Contro Druido la tieni sempre invincibile, se è Control tra l'altro è ancora peggio. Se è Token non è un grosso problema per lui il Beershark, anche se è fastidioso, non lo può togliere con Spellstone, Naturalize, eccetera. Però contro Control è incredibile, non te lo toglie mai. Poi ovviamente l'arco, Deadly Shot come Hard Removal, Kill Command per tirargli 5 danni negli occhi, Unleash the Hound, Flanking Strike, Hound Master, Spellstone e Rexxra poi che è la win condition contro Warrior Control è molto forte contro tanti mazzi aggro. Poi io ho inserito la tech card di Mossy Horror perché il mazzo originariamente era stato ideato con doppia copia di Sguinzaglia e Segugi di Unleash the Hounds. Poi io ho optato per inserire una copia di Mossy Horror al posto di Unleash per i druidi che beccavo. Se beccate molti druidi, Mossy Horror ve lo consiglio, sono 400 dust in più, quindi il prezzo complessivo del deck arriva a 3200 dust, comunque facilmente accumulabili aprendo i pacchetti iniziali, accumulando un po' di dust, facendo un po' di missioni iniziali del gioco che ti aiuta tanto. La quest iniziale ti danno un sacco di gold, ti danno pacchetti, ti danno leggendarie gratuite come nel prologo di Frozentron. Insomma, in circa una settimana dovreste riuscire a mugghiare i pupi e creare questo deck. Questo era Secretariat e questo era il final boss che ho appositamente registrato per voi carissimi amici di YouTube. Io vi ringrazio però, detto ciò, per aver seguito questa Jack Torrance Breakfast che è durata un po' troppo. Ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta. Venimmo, vedemmo e senza indugio la fottemmo. Vinza!